Sabato 6 gennaio, Epifania, giorno della Befana, siamo in pieno centro, nel cuore del cuore di Taranto, sono le 21:45, guardate, via d'Aquino, all'altezza di via Regina Margherita, e siamo proprio a due passi dal ponte. Il deserto assoluto, sembrano le 4 di notte, qualcosa di pazzesco. Questa purtroppo è la prova provata di una città che sta morendo, di una città completamente abbandonata da questa amministrazione Melucci, che non è in grado di lanciare iniziative, di promuovere il territorio, di rivitalizzare le attività economiche. E in questo modo, con questa situazione, ovviamente la crisi peggiora sempre più, perché chiaramente i negozi, le attività commerciali sono vuote e quindi, come dire, si aggiunge miseria su miseria. Questa amministrazione è un moltiplicatore di miseria per il territorio, proprio per la miseria di iniziative, di idee, per il nulla assoluto, per questo vuoto cosmico. Provate un momentino a fare un salto magari a Martina Franca o a Grottaglie, parliamo di pochi chilometri di distanza da Taranto, e noterete un quadro completamente diverso, completamente, assolutamente diverso, il centro cittadino di questi comuni pullula, perché si fa turismo, perché si promuove il territorio, perché si fa marketing del territorio, perché si dà vita ad iniziative che vanno incontro alle esigenze delle attività commerciali, della città, in una sola parola, di ogni appunto settore produttivo. Qui nulla. Guardate queste immagini, guardatele. Ma avrei potuto farle benissimo alle 3 o alle 4 di notte, vi posso dire che non cambiava assolutamente nulla, ma dico proprio nulla. Di qui allora, e poi si aggiunge anche uno stato d'animo, un sentimento di rassegnazione, di abbandono da parte dei cittadini. Il cittadino è rassegnato, il cittadino non reagisce più, e io non voglio che questo accada, non lo voglio io, non lo vuole l'amico e collega consigliere comunale Massimo Battista, motivo per il quale stiamo creando una realtà politica assolutamente trasversale, diversa, opposta rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Noi vogliamo porre al centro della città il cittadino, vogliamo rivitalizzare questa città, vogliamo dare impulso a quelle che sono le professionalità, le qualità, le ricchezze umane di questa città. Ciò non è mai avvenuto, anzi abbiamo avuto e abbiamo un'amministrazione che ha svilito, che ha ingessato, che ha paralizzato il territorio, un sindaco completamente inesistente in città, ha azzerato la giunta, non c'è una giunta da 20 giorni circa. Guardate, questa è tutta via d'Aquino, guardate che proprio dal ponte girevole, vedete? Dal ponte girevole, il castello in lontananza, ecco, allarghiamo l'immagine, poi ci spostiamo, guardate, diamo una occhiata, un getto d'occhio in profondità, il deserto. Cosa dire? L'Epifania, il giorno in cui la città doveva pullulare, i genitori che dovevano accompagnare i bambini in giro, i propri figlioli, i bambini in giro per la città, le calze della Befana e quant'altro, nulla di tutto questo. È una città moribonda. Che brutta fine ha fatto fare a Taranto l'amministrazione Melucci. Riflettete, tarantini, riflettete. E riflettete soprattutto quando andrete a votare.